Benvenuti anche oggi sul mio canale. Io sono Rosa Parlato e oggi realizziamo insieme questa borsa alla moda. Ci occorreranno circa 400 grammi di cordino Swan Black ruggine della Filati 3 sfere e uncinetto numero 3,5. Per il nostro tutorial iniziamo con una catenella da 42 punti, quindi 42 catenelle che sono una lunghezza di 30 centimetri. Quindi noi abbiamo bisogno per questo tutorial di maglie dispari. Io inizio con 42 perché chiaramente una sarà per girare. Fatto questo, vedete, io mi trovo in questa posizione qua. Questa, vedete, è la catenella per girare, entro in quella subito dopo ed entro nell'anellino dietro, quindi questo retro, e lavoro la prima maglia bassa. Adesso vedete, questa è la mia catenella. Io entro in ogni punto retro in questa maniera e lavoro in ogni punto una maglia bassa. Quindi vedete, mettendo la catenella in questa maniera, noi individuiamo i punti dove dobbiamo andare entrare. Quindi entro e lavoro una maglia bassa, entro e lavoro una maglia bassa. Quindi in ogni punto vado a lavorare una maglia bassa e faccio questo fino alla fine del lavoro. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto e lavoro la mia maglia bassa. Adesso per girare lavoro un altro punto, vedete, nella stessa maglia, quindi ho lavorato il 41esimo punto, adesso entro nel prossimo e lavoro un'altra maglia bassa. Adesso entro in ogni punto, quindi quelli frontali, vedete, in questa maniera. Quindi vedete, qui ho girato il mio lavoro, quindi ho qui la lavorazione. Nel punto dopo, quindi guardate bene qual è il punto dopo, entriamo e lavoriamo un'altra maglia bassa. In questa maniera qui. In ogni maglia bassa lavoriamo una maglia bassa fino alla fine della nostra lavorazione. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto della riga, quindi ho questa situazione così, vedete, entro nell'ultimo punto e lavoro le ultime due maglie basse nello stesso punto, quindi lavoro una e un'altra. A questo punto ho 83 maglie basse su tutta la riga, quindi abbiamo 83 maglie basse. Adesso entro, vedete, nel primo punto a maglia bassa in questa maniera e metto un marcapunti perché sarà la prima maglia chiaramente della nostra lavorazione. Quindi iniziamo la nostra riga da qui. Mettiamo un marcapunti. Adesso iniziamo il nostro punto canestro. Qui abbiamo realizzato, vedete, una maglia bassa. Adesso nella prossima, invece di entrare nell'asola qui, entriamo sotto a questa V, vedete, nel centro, entriamo così e lavoriamo la seconda maglia bassa della riga. Adesso nel prossimo lavoriamo una maglia bassa nell'asolina. Nella prossima andiamo a lavorare la nostra maglia bassa sotto la V, vedete, sotto questa V. Quindi atteneremo una maglia bassa semplice e una allungata. Nel prossimo una maglia bassa semplice. In quello dopo maglia bassa allungata, quindi sotto la V, vedete, non qui, ma qui al centro, maglia bassa allungata. Nel prossimo maglia bassa semplice, vedete, prendiamo le due asole e nel prossimo maglia bassa allungata. Quindi dobbiamo avere sempre l'accortezza di alternare queste due lavorazioni. Vedete, ne avremo una semplice e un'allungata, una semplice e un'allungata, semplice e allungata. Andiamo ad alternare così per tutto il giro, quindi non aumentiamo più, ma completiamo l'intero giro. Io adesso vado a fare la prima riga fino all'angolo e vi faccio vedere. Ho completato, vedete, la riga fino
ad arrivare dove dobbiamo girare. Qui ho, vedete, la maglia bassa allungata, qui la maglia bassa semplice. Adesso devo andare a lavorare una maglia bassa allungata. Io guardo, vedete, gli anelli, questi qua di sopra, insomma, le asoline di sopra. Quindi questa è una maglia bassa che devo andare a lavorare allungata. Quindi vedete, vado sotto e lavoro la mia maglia allungata in questa maniera qui. Subito dopo vedete gli altri due anellini e vado a lavorare una maglia bassa semplice. Nella curva magari la lavorazione può non distinguersi bene, quindi voi attenetevi guardando, vedete, alle due asoline di sopra. Quindi qui entro e lavoro solo sulle due asoline. Nel prossimo, io qui ho lavorato, vedete, la maglia bassa semplice, in quello dopo devo lavorare una maglia bassa allungata. Quindi entro, vedete, al centro e lavoro una maglia bassa allungata in questa maniera qui. Maglia bassa allungata, nel prossimo maglia bassa semplice. Quindi prendo solo le due asoline di sopra. Qui ho lavorato la maglia bassa semplice, nel prossimo, vedete, maglia bassa allungata, quindi sotto la B. E andiamo a proseguire in questa maniera qui, quindi andiamo a proseguire. Vedete, qui già abbiamo il bordino che va ad alzarsi perché non aumentiamo, quindi non realizziamo un fondo piatto, ma andiamo direttamente ad alzare la borsa. Quindi andiamo a proseguire in questa maniera qui, alternando sempre i due punti, un punto basso semplice, un allungato, fino al marcapunti. Quindi vedete, quando arriviamo nell'ultimo punto prima del marcapunti, se abbiamo lavorato correttamente, avremo la maglia bassa allungata, vedete, prima dell'ultimo punto, nell'ultimo punto la maglia bassa semplice, e qui abbiamo, vedete, un'altra maglia bassa semplice dove dovremo iniziare la lavorazione col punto basso allungato. Quindi praticamente noi non andiamo a chiudere la lavorazione, ma lavoriamo a spirale. Adesso come si procede? Adesso per tutta la lunghezza della nostra borsa non facciamo altro che lavorare dove abbiamo la maglia bassa semplice, una maglia bassa allungata, dove abbiamo la maglia bassa allungata, una maglia semplice. Dove c'è la maglia bassa, vedete, semplice, quella allungata. Quindi io adesso tolgo il mio marcapunti e qui vedete ho una maglia bassa semplice, vedete? Quindi io entro sotto la V e lavoro una maglia bassa allungata. Ovviamente vado a mettere il mio marcapunti. A questo punto, vedete, prima ovviamente di lavorare dove il punto. Io devo contare i miei punti per vedere se mi trovo. È chiaro che a questo punto mi trovo perché vedete, girando io mi trovo perfettamente. Io ho 83 punti, ok, totali. Se non vi doveste trovare perché magari durante la lavorazione avete sbagliato qualcosa, basterà alla fine di questo giro mettere un punto in più. Cioè, se noi ci troviamo due maglie basse vicino, faremo una maglia bassa, un punto allungato e inizieremo la lavorazione. O viceversa, dipende voi, dovete trovarvi, insomma, lineare in questa maniera qui. Comunque, se le maglie sono dispari, vi dovete trovare ovviamente per forza. Adesso qui ho lavorato, vedete, una maglia allungata, qui ho, vedete, la maglia allungata, quindi significa che io entro così e lavoro una maglia bassa semplice. Qui ho lavorato una maglia bassa semplice, qui ho una maglia bassa semplice, quindi questa è allungata, vedete, si vede, questa è semplice, quindi significa che io entro sotto e lavoro. Visto che qua ho lavorato la maglia bassa semplice, nel prossimo maglia bassa allungata. Nel prossimo ho la maglia bassa, vedete, allungata, entro, prendo le due asoline e lavoro una maglia bassa semplice. Nel prossimo ho una maglia bassa semplice sotto la V, quindi non qui ma sotto la V entro e lavoro una maglia bassa allungata. Quindi il punto canestro non è altro che un punto che va ad alternare maglia bassa semplice e maglia bassa allungata. Di nuovo vedete qui ho la maglia bassa allungata, entro, prendo le due asole e lavoro la maglia bassa semplice.
Adesso noi non faremo altro che andare a proseguire la lavorazione in questa maniera qui. Quindi, dove abbiamo la maglia bassa semplice, sotto la V lavoriamo la maglia bassa allungata, dove abbiamo la maglia bassa allungata, una maglia bassa semplice all'interno delle asole. Andiamo a completare il giro fino al marcapunti. Arrivo, vedete, negli ultimi due punti da lavorare. La lavorazione si presenta in questa maniera qui. Questo è un punto che va ad irrigidire di parecchio il nostro lavoro, ok? Ora io ho la maglia bassa allungata, qui ho lavorato la maglia bassa allungata, nel prossimo ho una maglia bassa allungata, entro, vedete, nelle due asole e lavoro una maglia bassa semplice. Nel prossimo ho una maglia bassa semplice, vedete qui ho le due asole, qui ho la V, entro sotto la V e lavoro una maglia bassa allungata. Dove ho, vedete, il mio marcapunti, qui ho una maglia bassa allungata, quindi tolgo il mio marcapunti, qui ho la maglia bassa allungata, entro nelle due asole e lavoro una maglia bassa semplice. E rimetto il marcapunti. E adesso noi dobbiamo andare a proseguire per tutta la lavorazione finché non raggiungiamo la nostra altezza desiderata in questa maniera. Dove abbiamo, vedete, qui ho lavorato dove ho la maglia bassa allungata. Adesso dove ho la maglia bassa, vedete, semplice, entro sotto la V. Quindi guardate sempre le due asoline qua. Qui ho la V, vedete, entro sotto la V e lavoro la maglia bassa allungata. Qui ho una maglia bassa, vedete, allungata, entro nelle due asole e lavoro una maglia bassa semplice. Come potete vedere, anche qui, vedete, inizia ad alzarsi il fondo, la borsa, perché non abbiamo fatto un fondo piatto. Qui di nuovo abbiamo una maglia bassa semplice, entriamo sotto la V, vedete. I due punti si distinguono bene. Entriamo sotto la V e lavoriamo la maglia bassa allungata. Qui abbiamo una maglia bassa, vedete, allungata. Entriamo dove abbiamo le due asoline e lavoriamo la maglia bassa. Quindi adesso io vado a proseguire per un tot di righe. Vi faccio vedere, guardate, il fondo già inizia a girare in questa maniera qui. Come potete vedere, la lavorazione è molto rigida. Io vado a continuare mettendo sempre il marcapunti, non vi dimenticate perché qui sarà l'inizio e la fine di ogni riga. Vado a proseguire e vi dico quante righe e quanti centimetri di borsa ho lavorato. Allora ragazzi, io ho proseguito per un'altezza di 16 centimetri che in righe sono 28 righe totali. Ovviamente io lavoro con l'uncinetto 3,5. Con il mio cordino questo è il risultato. Adesso io sono arrivata, vedete, dove ho il marcapunti. Tiro semplicemente, taglio il mio filo e lo tiro in questa maniera qui. Tolgo, guardate, il marcapunti. Allora vado ad infilare un ago a punta tonda, in questa maniera qui. Vedete, qui io ho il punto e qui ho il punto, vedete, del marcapunti. Adesso io salto questo punto ed entro da dietro nell'altro in questa maniera, vedete? Quindi ho saltato il punto dove ho il marcapunti in questa maniera qui. Tolgo il mio marcapunti e vado, vedete, a lavorare questo punto in questa maniera. Perché? Perché io ho lavorato a spirale, chiudendo così non si forma lo scalino. Quindi aggiustiamo la nostra lavorazione. Vedete, sono uscita sul davanti, adesso vado ad entrare nel centro qui, in questa maniera, e dietro. Facendo questo, chiudiamo perfettamente, vedete, la nostra lavorazione. Ok? Ecco, vi faccio vedere meglio. Adesso ovviamente andiamo a nascondere all'interno il nostro cordino. E lo saldiamo bene con l'accendino. Quindi in questa maniera, vedete, abbiamo chiuso bene la nostra lavorazione. Adesso tagliamo il nostro filo e lo andiamo a saldare con l'accendino.
Andiamo adesso, vedete, a posizionare dei marcapunti per andare a lavorare i nostri manici. Prima dei manici io vado a lavorare un angolo, diciamo, da entrambe le parti per realizzare questa forma particolare della mia borsa. Una volta vedete che ho centrato nei lati con un marcapunti, da quel punto in poi vado a contare 12 maglie basse, sia a destra che a sinistra. Al centro invece lasciamo 16 maglie basse libere. Quindi noi andiamo a lavorare solo sulle 12 maglie basse, lavorare in maniera circolare. In questa maniera andiamo a realizzare la nostra lavorazione. Io qui vi ho messo un po' di misure totali, insomma, che io vado a posizionare i miei marcapunti. Ovviamente voi andate sempre a prendere le misure, perché in base alla manualità le misure possono anche variare. Quindi lasciamo gli stessi punti sia da un lato che dall'altro. Fatto questo, andiamo a togliere il marcapunti centrale. Vedete, in questa maniera, perché noi andremo a lavorare su questi punti, in questa maniera qui. Quindi andiamo a proseguire. La parte centrale, vedete, rimarrà libera, ok? Quindi io inizio da questa parte fino ad arrivare all'altro marcapunti. Quindi tolgo, vedete, il mio marcapunti, mi aggancio così. Qui ho, vedete, una maglia allungata. Entro in questa maniera e mi aggancio con una maglia bassa così. Ovviamente vado a fare una catenella. Ok, se non vi volete confondere, qui potete mettere il punto in questa maniera qui. Adesso arrivo in questa maniera qui. Qui ho, vedete, la maglia bassa semplice, entro e lavoro una maglia bassa allungata. Qui ho, vedete, la maglia bassa allungata, ovviamente entro nelle due asole e lavoro una maglia bassa semplice. Qui ho una maglia bassa semplice, giù maglia bassa allungata. Quindi il sistema sarà sempre lo stesso, ok? Maglia bassa allungata, entro nelle due asole, maglia bassa semplice. E lavoriamo in questa maniera qui fino al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto dove abbiamo il marcapunti, noi abbiamo lavorato, vedete, in maniera così circolare fino ad arrivare qui. Adesso dobbiamo andare a lavorare in giri di andata e ritorno. Adesso io qui ho il marcapunti, qui ho lavorato, vedete, una maglia bassa semplice, qui chiaramente devo andare a lavorare una maglia allungata, quindi tolgo il mio marcapunti, entro all'interno e lavoro, vedete, sotto la B la mia maglia allungata. Adesso dobbiamo andare a fare dei giri di ritorno e lavoreremo sempre la maglia allungata, che in giri di andata e ritorno la chiamano maglia rasata. Quindi ricordiamo, vedete, qui ho il primo punto che è una maglia allungata, quindi dovrò fare il primo punto quando giro maglia bassa semplice. Quindi giro, vedete, il mio lavoro, non vado a fare nessuna catenella, entro all'interno, vedete, del punto e lavoro una maglia bassa come si presenta. Questa maniera qui. Adesso qui ho la maglia bassa, nel prossimo punto, qui vedete, vado a lavorare una maglia allungata. Dove la lavoriamo questa maglia allungata? Potrebbe risultarci un po' difficile. Noi la lavoriamo semplicemente sotto, vedete, qui abbiamo il punto dove dobbiamo lavorare, la lavoriamo sotto in questa maniera qui. Entriamo, prendiamo il filo così e lavoriamo la maglia allungata in questa maniera qui. Nel prossimo maglia bassa semplice. Nel prossimo maglia bassa allungata, quindi sotto, vedete, in questa maniera qui. Qui non abbiamo tanta visibilità, almeno per ora. Nel prossimo giro ovviamente ce l'avremo, ok? Adesso nel primo giro non abbiamo la visibilità. Qui è allungata, nel prossimo sarà semplice. Qui è maglia bassa semplice, nel prossimo è allungata, quindi qui ho il punto dove entrerei normalmente, ma io entro sotto, vedete qui, e lavoro la maglia bassa allungata, maglia bassa allungata, nel prossimo maglia bassa semplice, maglia bassa semplice, nel prossimo allungata, quindi invece di entrare qui, vedete, entro sotto, così. E andiamo ad alternare i punti fino ad arrivare all'altro, vedete, marcapunti. Arrivo, vedete, quasi al marcapunti, quindi ho la maglia allungata. Qui
Qui ho due punti, vedete, dove ho praticamente girato il lavoro, il marcapunti, quindi qui ho la maglia allungata. Nel prossimo lavoro vedete una maglia semplice. E qui devo lavorare una maglia allungata, quindi vedete qui ho la maglia, tolgo il marcapunti in questa maniera qui, che è questo punto, vedete? Quindi è questo il punto. Quindi io entro giù così, vedete, sotto, dove ho questo punto della maglia allungata precedente e lavoro la maglia allungata di questo giro. Ok, adesso qui dobbiamo girare il lavoro. È chiaro che adesso è più semplice la lavorazione, vedete, perché anche se è stata fatta sull'altro verso, noi le maglie allungate le vediamo. Ok, questa era una maglia allungata, quindi qui vedete entriamo e lavoriamo una maglia bassa semplice. Ok, nel prossimo qui vedete abbiamo una maglia, anche se i punti sono più larghi ovviamente, ma vediamo che non è allungato, vedete, perché questo è allungato. Quindi qui vado a lavorare quella allungata, quindi vado sotto la B, vedete, anche se è più larga ma si riconosce, e lavoro una maglia allungata. Qui ho, vedete, la maglia allungata, si vede proprio bene bene, quindi entro al centro e lavoro una maglia bassa semplice. Ok. Quindi adesso per questo giro facciamo la stessa cosa, ok? Arriviamo dove abbiamo praticamente l'altro punto. Io non ho messo il marcapunti perché si vede. Quindi qui abbiamo il punto allungato, vedete, abbiamo fatto la maglia bassa, qui non abbiamo nessun punto allungato, quindi invece di entrare qui entriamo, vedete, nella parte sottostante e lavoriamo la maglia bassa. Qui abbiamo, vedete, il punto allungato, entriamo e lavoriamo una maglia bassa. È chiaro che fatta nell'altro verso può sembrare più difficile individuare, ma come vedete poi nell'insieme il lavoro viene benissimo. Quindi arriviamo fino all'altro punto dove abbiamo praticamente iniziato questa riga. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare, che è questo. Ok, qui ho lavorato la maglia bassa semplice perché vedete qui ho quella allungata. Invece di entrare qui, chiaramente devo entrare nella parte sottostante e lavoro una maglia bassa allungata. Quindi ricordate che qui ho lavorato una maglia bassa allungata. Adesso giro il mio lavoro. Qui normalmente dovrei lavorare una maglia bassa semplice, però io salto questo punto, quindi entro all'interno così, vedete, carico il filo, vado a fare una diminuzione. Quindi qui era una maglia bassa semplice, ma qui vedete il punto allungato va fatto, perché questa è la maglia bassa, vedete, semplice, questo è il punto allungato. Quindi invece di entrare qui, entro nella parte sottostante, carico il filo e chiudo tutto insieme, quindi ho realizzato una diminuzione, ok? In questa maniera. Adesso nel prossimo punto, dove ho, vedete, un punto basso allungato, vado a lavorare una maglia bassa semplice. Dove ho la maglia bassa semplice, invece di entrare così, entro giù, vedete, nella parte sottostante. Dove ho il punto allungato, maglia bassa semplice. Dove ho il punto semplice, questa maniera entro sotto, vedete, nella parte sottostante, lavoro la maglia bassa allungata. E andiamo a proseguire così fino al penultimo punto. Arriviamo, vedete, alla fine di questa riga. Qui ho la maglia bassa allungata e qui la maglia bassa semplice. Anche qui vado a fare una diminuzione. Quindi entro, vedete, dove ho la maglia bassa allungata in questa maniera qui. Dove ho la maglia bassa semplice, entro nella parte sottostante, carico il filo e chiudo, vedete, tutto insieme. Quindi l'ultimo punto è stato, vedete, di una maglia bassa allungata. Giro la mia lavorazione e anche qui, vedete, devo andare a fare una diminuzione. Quindi entro nel primo punto in questa maniera qui. Qui ho una maglia bassa semplice, quindi entro, vedete, nella parte sottostante e carico il filo. Qui ho la maglia bassa allungata, entro e carico il filo nell'asola, tre fili, vedete, sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E adesso vado a proseguire così. Quindi qui ho la maglia bassa, vedete, semplice, entro nella parte sottostante e lavoro la maglia bassa allungata. Qui ho una maglia bassa allungata, entro e lavoro una maglia bassa semplice. E vado a proseguire così fino ad arrivare dall'altro lato.
Arrivo, vedete, negli ultimi due punti. Qui ho la maglia bassa semplice, qui devo lavorare una maglia bassa allungata, quindi carico il filo in questa maniera. Siccome devo diminuire, non chiudo. Entro nel prossimo punto, vedete che è una maglia bassa allungata in questa maniera qui, quindi entro, carico il filo e chiudo tutto insieme. Quindi adesso dobbiamo andare a proseguire fino a ridurre questa parte, sempre lavorando con una diminuzione all'inizio e alla fine. Io adesso vado a proseguire alla stessa maniera e poi vi dico ovviamente quante righe ho lavorato e quanti punti mi trovo per proseguire con il manico. Ho lavorato un totale di 9 righe, quindi la prima riga a maglia bassa senza aumenti e 8 righe lavorando una diminuzione all'inizio della riga e alla fine della riga. In totale adesso ho un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 maglie basse, perché noi iniziamo con 25 maglie basse e diminuendo per 9 giri, quindi sottraendo 2 punti ad ogni riga per 9 righe, abbiamo un totale di 2, 4, 6, 8 e 9 righe, 9 maglie basse. Adesso tagliamo il filo e io lascio questo filo in questa maniera qua. Quindi vedete, lo tiro così, ovviamente, e lo lascio così. Dopo lo andiamo a chiudere. E adesso andiamo ad iniziare da questo lato, vedete dove abbiamo il marcapunti, alla stessa maniera. Quindi realizziamo la prima riga di maglie basse semplici, quindi 25 maglie basse, e poi per ogni riga, nella prima e nell'ultima maglia bassa, lavoriamo una diminuzione, lavorando un totale di 9 righe. Ho terminato, vedete, anche da quest'altro lato, quindi noi dobbiamo avere questa situazione, vedete, in questa maniera qui. Adesso io devo andare a proseguire lavorando un giro di maglie basse, quindi qui vedete ho l'ultima maglia bassa, anche qui ho come dall'altro lato 9 punti finali di maglia bassa. Adesso dobbiamo entrare in ogni punto e lavorare una maglia bassa. Io vedete, mi trovo in questa maniera qui, entro nel punto subito dopo e lavoro una maglia bassa. Adesso in ogni riga entriamo, vedete, e lavoriamo una maglia bassa. Anche se sembra che non si vedano, guardate bene, io cerco di allargare un po' la lavorazione e di cercare lo spazio per lavorare le maglie basse. Qui vedete, ho lavorato, io adesso ho un punto da lavorare qui, entro e lavoro. Quindi in ogni riga, vedete, entriamo e lavoriamo dei punti di maglia bassa, in modo che riusciamo, vedete, a delineare il bordo della borsa in maniera più esteticamente più bella, ovviamente. Quindi anche qui, vedete, allarghiamo un po' per renderci conto dove possiamo entrare a lavorare il punto. Fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo anche le maglie basse. Arrivati, vedete, a questo punto, io qui ho il punto dove ho chiuso, vedete, entro. Quindi ho lavorato qui, entro adesso sulla maglia bassa in questa maniera. E vedete questa situazione, guardate bene, vedete? Adesso su ogni maglia bassa sottostante ovviamente lavoriamo una maglia bassa. Vedete, qui abbiamo le maglie basse, lavoriamo le maglie basse. Quindi lavoriamo le maglie basse fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo l'altro angolino, vedete che dobbiamo salire. Quando arrivo, vedete, sulla parte dove non ho le maglie basse, qui ho l'ultima maglia bassa, qui vedete dove ho agganciato chiaramente la maglia bassa, quindi entro così in questa maniera qui, lavoro la maglia bassa e poi entro nel punto, vedete, dopo,
Quindi entriamo nel punto e iniziamo ad lavorare ovviamente anche qui in ogni punto una maglia bassa. Allargate un po' il lavoro per vedere dove dovete entrare e lavoriamo, vedete, delle maglie basse come abbiamo fatto dall'altra parte. Qui abbiamo, vedete, la lavorazione, entriamo in questo punto. Qui è dove abbiamo fatto le diminuzioni, quindi magari c'è un po' di difficoltà nell'individuarle, ma si vedono i punti dove dobbiamo entrare più o meno. Abbiamo lavorato qui e adesso entriamo qui. Ora guardate, stiamo arrivando dove praticamente abbiamo le maglie basse. È chiaro, dove abbiamo le maglie basse, vedete, iniziamo la lavorazione con le maglie basse. Maglie basse sulle maglie basse, in questa maniera qui. Arriviamo, vedete, nell'ultima maglia bassa e adesso di nuovo dobbiamo lavorare i punti qui. Quindi allarghiamo un po' la lavorazione ed entriamo. Arrivo quasi, vedete, dove ho le maglie basse. E chiaramente dove ho le maglie basse il lavoro si semplifica. Ecco perché arrivo, vedete, qui ho l'ultimo punto e poi inizio con le maglie basse. Maglie basse. Vedete come si presenta una volta che lavoriamo le maglie basse. Quindi in ogni maglia bassa, maglie basse, guardate, vi faccio vedere mentre lavoro e proseguiamo. Arriviamo, vedete, nell'ultima maglia bassa visibile. E qui dobbiamo iniziare a lavorare, vedete, nei lati. Possiamo entrare qui, ma possiamo entrare anche qui, come preferiamo. E lavoriamo la prima maglia bassa, vedete, in uno dei lati. E andiamo a proseguire. Vado a proseguire. Ad arrivare, vedete dove ho la maglia bassa, quindi ho praticamente quasi completato il mio giro. E arrivo, vedete, sulla prima maglia bassa delle 9. Ovviamente qui dobbiamo andare a lavorare i 9 punti prima di fermarci, perché anche il di là abbiamo lavorato. Quindi questo è il primo. Guardate, io quando arrivo qui subito mi rendo conto che ho i 9 punti del bordo, quindi entro e lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 punti. Quindi quando ho lavorato i 9 punti so di aver terminato la lavorazione. Ho terminato, vedete, la lavorazione. Come potete vedere, il lavoro si presenta pulito in questa maniera e si presenta così. Quindi la lavorazione delle maglie basse è importante. Adesso andiamo a lavorare i nostri manici e la chiusura.
Allora, ragazzi, per i manici io li vado a lavorare direttamente alla borsa. Quindi qui vedete, ho lavorato il punto, quindi l'ultimo punto che è dei 9. Che cosa faccio? Vado semplicemente a lavorare al bordo della borsa. Quindi guardate, io qui ho la lavorazione, giro il mio punto, possiamo mettere anche sul 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi sono le 9 maglie basse della lavorazione laterale. Adesso io mi trovo in questa maniera qui, vedete? Guardate, invece di entrare in questo punto, entro in quello sottostante e lavoro la prima maglia alta allungata in questa maniera qui. Entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa semplice. Entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa allungata. Entro nel prossimo, maglia bassa semplice. Alterno chiaramente allungata, semplice. Diciamo che la lavorazione è chiaramente sempre la stessa. Qui abbiamo fatto una maglia bassa semplice, qui allungata, semplice e chiaramente nell'ultimo punto allungata. Quindi le maglie devono essere ovviamente dispari, mi raccomando. Quando arriviamo qui, la maglia sottostante allungata, eccola qui. Ed ecco che abbiamo lavorato i 9 punti. Adesso giriamo il nostro lavoro e qui andiamo a fare la stessa lavorazione. Qui abbiamo una maglia bassa allungata, vedete, sono aperte. Entriamo all'interno e lavoriamo una maglia bassa semplice. Qui abbiamo la maglia bassa, vedete, semplice. Quindi la lavoriamo allungata. Qui potrebbe essere un po' più difficile, quindi potete entrare anche al centro, vedete, della lavorazione se non riuscite a vedere bene dove dovete entrare, perché in realtà noi dobbiamo entrare nella parte sottostante che sembra quasi l'altro lato, vedete? Qui abbiamo il foro della lavorazione, io entro nella parte sottostante che è un po' defilata. Maglia allungata. Qui ho questa maglia allungata aperta, entro all'interno e faccio maglia bassa semplice. Qui maglia bassa allungata, vedete, qui ho il foro, io devo entrare nella parte che è un po' più a destra. Maglia allungata. Nel prossimo maglia semplice. Nel prossimo maglia allungata. Vedete, quindi il punto è sempre lo stesso in realtà. Nel prossimo maglia semplice e nel prossimo maglia allungata. E qui nell'ultimo punto vedete maglia bassa, semplice. È così. Di nuovo vedete, giriamo il nostro lavoro e iniziamo. Qui ho la maglia bassa, entro nella parte sotto, vedete, guardate, e lavoro una maglia allungata. Nel prossimo questa maglia, vedete, e lavoro una maglia bassa, semplice. Diciamo che se noi ricordiamo di alternare rispetto a quella che abbiamo lavorato l'ultima volta, possiamo anche seguire lo schema. Però è chiaro che io guardo pure, vedete, dove ho questa qui a forma di V da lavorare la maglia bassa semplice, dove non ce l'ho, lavoro la maglia bassa allungata. Ok? Quindi qui vedete di nuovo, non ho questa V esageratamente aperta e lavoro la maglia bassa allungata. Qui ho invece la V e lavoro la maglia bassa. Quindi mi rendo conto più o meno in questa maniera qui. Ovviamente dobbiamo andare a fare questa lavorazione alternata fino ad arrivare a una lunghezza del manico che ci permette di tenere ovviamente comodamente la borsa sulla nostra spalla. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto, quindi non vi confondete, contate oppure mettete un marcapunti se pensate di non individuare bene il manico. Come potete vedere già riusciamo a vedere, guardate, che il manico sta salendo. Ok? Quindi adesso io vado a proseguire e poi vi dico quanti centimetri e quante righe ho realizzato. Allora, come potete vedere, io ho proseguito per un'altezza totale di 50 centimetri. Le righe totali che ho realizzato io sono 90 righe totali. Adesso dobbiamo andare a cucire il nostro manico dall'altra estremità. Per farlo, vedete, io posiziono il manico in questa maniera qui, così guardate bene, e lo vado a cucire. Ovviamente qui vado a segnare i 9 punti dove devo andare a cucire il mio manico, però andremo a cucire in questa maniera qui il nostro manico.
Quindi vedete, a questo punto io che cosa faccio? Vado a mettere dei marcapunti per segnare i miei 9 punti, perché io devo andare a cucire, come vi ho fatto vedere, in questa maniera qui. Taglio un filo abbondante, che vado chiaramente a sfilare in questa maniera, così vado a cucire con ago. A questo punto, vedete, una volta che abbiamo messo il nostro ago, dove ho il marcapunti, vedete, vado di fronte, in questa maniera qui, e inizio a cucire. Entriamo, vedete, nel punto dopo, prendiamo entrambe le asole di fronte e andiamo a cucire così. Io qui torno di nuovo indietro, vedete, per saldare bene il punto. Quindi torno di nuovo indietro così. E poi di nuovo, vedete, sul davanti. E adesso vado a proseguire, vedete, in un punto e poi in quello frontale così. E facciamo questo chiaramente fino all'altro marcapunti, perché dobbiamo cucire giusto 9 punti. Ecco, siamo arrivati, vedete, al marcapunti. Come abbiamo fatto dall'altro lato, vedete, adesso io entro nell'ultimo punto, nel marcapunti, e poi andiamo a passare nell'ultimo punto come nel primo più volte. Quindi torno indietro, vedete così, e di nuovo entro di nuovo nel punto e dove ho il marcapunti, togliamo il marcapunti ed entriamo più volte. Se vediamo, vedete che è troppo largo, possiamo passare anche qualche volta in più tranquillamente, perché così saldiamo bene bene il nostro manico. Adesso con questo filo lungo non facciamo altro che andare a cucire anche il manico. Vedete, io ho posizionato il mio manico così. Adesso lo voglio andare a chiudere, quindi togliamo anche l'altro marcapunti. Allora, noi possiamo anche imbottire il manico con le imbottiture, insomma, che si vendono, però io in questo caso non vado ad imbottirlo, ma semplicemente lo chiudo così, perché il cordino è già un po' rigido, quindi insomma mi piace anche in questa maniera qui. Però è chiaro che voi potete anche andare, stendiamo un po' la lavorazione, andare a imbottire. Adesso vedete, io mi trovo così, semplicemente vado nel punto frontale, vedete, del mio manico. Così, e devo andare a cucire, a chiudere il manico in questa maniera. Posizioniamo, vedete, il manico in questa maniera, così, e andiamo a chiudere. Quando andiamo a cucire, vedete, si va a chiudere proprio il nostro manico in questa maniera qui. Quindi io vado a sovrapporre il cordino mentre faccio la cucitura. Ecco, vedete, sovrapponiamo proprio in questa maniera qui. Ovviamente i sistemi per cucire sono tantissimi, voi potete usare quello che più preferite. Io vado a chiudere così. In modo che, guardate, ha questa forma un po' più bombata. Vi ripeto, possiamo anche andare ad imbottire, dipende dai gusti. Io adesso vado a proseguire fino ad arrivare chiaramente all'altro bordo. Arrivo, vedete, alla fine del manico e semplicemente faccio l'ultimo punto e vado chiaramente a nascondere all'interno del mio lavoro il mio filo. Quindi entrate all'interno della lavorazione e la andiamo a nascondere, vedete? Quindi all'interno del lavoro. E poi andiamo sempre più all'interno, vedete? E nascondiamo il nostro filo per andare chiaramente a salvarlo poi con l'accendino. Ok? Possiamo entrare ancora più dentro, magari, e poi lo andiamo a saldare. Adesso vedete, il nostro manico avrà chiaramente
questa forma. Anche, vedete, se non è imbottito, avrà però questa forma tubolare che a me piace, ovviamente. Poi potete farlo anche più sottile, insomma, poi potete dare sfogo chiaramente alla vostra fantasia. Adesso andiamo a posizionare, a realizzare e posizionare la chiusura. Allora, iniziamo la lavorazione con 14 catenelle. Entriamo, vedete, in ogni punto retro e lavoriamo una maglia bassa. Una maglia bassa in ogni punto, vedete, in ogni punto retro, così. E lavoriamo tutte maglie basse fino alla fine della catenella. Quando arriviamo alla fine, vedete, noi abbiamo 13 maglie basse sulla lavorazione. Adesso giriamo il nostro lavoro. Io giro sempre senza catenella, entro nel primo punto e lavoro una maglia bassa. Adesso inizio la lavorazione alternando la maglia bassa semplice e quella allungata. Qui ho, vedete, un'altra maglia bassa, scendo, vedete, sul basso e lavoro una maglia bassa allungata in questa maniera qui. Adesso nel prossimo punto lavoro una maglia bassa semplice, quindi entro semplicemente nelle due asole e lavoro la maglia bassa semplice. Adesso lavoro la maglia bassa allungata, quindi invece di entrare qui, vedete, entro nel basso e lavoro la maglia bassa allungata. E così, vedete, si presenta il lavoro. Di nuovo adesso maglia bassa semplice nel prossimo, maglia bassa, vedete, allungata, invece di entrare qui entro nella parte sottostante, vedete, proprio sotto, e lavoro la maglia allungata e lavoriamo in questa maniera qui fino alla fine. Quando ho completato, vedete, la lavorazione si presenta così. Adesso giriamo il lavoro e per tutti i punti lavoriamo una maglia bassa semplice, quindi entro in ogni punto e lavoro una maglia bassa, quindi una maglia bassa nel primo, una maglia bassa nel secondo e così via, una maglia bassa semplice in ogni punto, vedete, maglia bassa. Quindi non alterniamo la maglia bassa allungata per questo giro. Proseguiamo a maglia bassa semplice fino alla fine. Alla fine, vedete, della lavorazione abbiamo lavorato solo maglie basse semplici. Giriamo il nostro lavoro e adesso iniziamo il punto basso alternato. Quindi qui vedete, io ho nella parte sottostante maglia bassa semplice e maglia allungata, quindi inizio con la maglia bassa allungata, entro, vedete, nella parte sottostante della maglia bassa e lavoro la maglia bassa allungata in questa maniera qui, vedete? Ora entro nel prossimo punto e lavoro una maglia bassa semplice. Ovviamente nel prossimo punto, vedete, invece di entrare qui entro giù sotto e lavoro una maglia bassa allungata in questa maniera qui. Maglia bassa semplice, maglia bassa allungata, vedete, invece di entrare qui entriamo nella maglia bassa, cioè sotto la maglia bassa in questa maniera. E vedete che la lavorazione si alterna. In più alterneremo anche, vedete, il punto basso allungato sarà sempre nei lati, diciamo, dell'altro punto basso sottostante in questa maniera. Quindi andate a proseguire fino alla fine. Ho completato, vedete, un altro giro di maglie basse alternando quella semplice e allungata. Adesso giro il lavoro e di nuovo per questa riga lavorerò un giro di maglie basse semplici, quindi entro in ogni punto e lavoro un giro di maglie basse semplici, quindi una maglia bassa come si presenta in ogni punto. Quindi qui non lavoriamo la maglia bassa allungata, così per tutta la riga. Terminata, vedete, la riga di maglie basse semplici, giriamo il lavoro e di nuovo iniziamo la riga di maglie basse alternate, quindi semplice allungata. Qui abbiamo, vedete, la maglia bassa allungata giù, quindi qui iniziamo con una maglia bassa semplice. Nel prossimo punto realizziamo una maglia bassa allungata, quindi invece di entrare qui, vedete, entriamo nella parte sottostante e lavoriamo la maglia bassa allungata in questa maniera qui. Nel prossimo punto maglia bassa semplice,
Nel prossimo punto, vedete, entriamo nella parte sottostante, lavoriamo la maglia bassa allungata in questa maniera. Quindi adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire in questa maniera per un tot di righe. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe totali ho lavorato. Allora ragazzi, io ho proseguito per un totale di 12 righe, che in centimetri sono 7 centimetri circa. Adesso vado a realizzare un giro di maglie basse tutto intorno, quindi io mi trovo, vedete, in questa maniera qui. Quindi ho realizzato l'ultimo punto basso, vedete? Adesso vado a girare il mio lavoro, quindi entro di nuovo nello stesso punto, vedete, realizzo una maglia, un'altra maglia bassa nello stesso punto. In ogni riga, quindi allargato il lavoro, lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Allarghiamo il lavoro per capire dove dobbiamo entrare e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto. Vedete, io allargo il lavoro. Entro e lavoro una maglia bassa. Anche qui allargo un po' il lavoro, entro e lavoro in una maglia bassa. Quindi in ogni riga lavoriamo una maglia bassa. Quindi allarghiamo di nuovo un po' il lavoro, vedete qui entro e lavoro un'altra maglia bassa. E lavoriamo tutte le maglie basse intorno. Aiutiamoci allargando un po' il lavoro per vedere bene dove dobbiamo entrare. Arriviamo, vedete, nel primo angolo, lavoriamo l'ultimo punto laterale e adesso iniziamo a lavorare, vedete, sulle maglie basse visibili. Quindi entro nella prima e lavoro la prima maglia bassa. Nell'angolo ne lavoro sempre due, così mi facilita girare. Vedete in questa maniera qui. E quindi maglia bassa in ogni punto. Quindi andiamo a proseguire. Realizzando tutte maglie basse intorno, saliamo anche qui e ci fermiamo dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto, lavoro la maglia bassa, taglio il filo e vado a sfilare così, con un ago a punta tonda. Vado a chiudere la lavorazione, quindi io sono in questa maniera qui, vedete, entro da dietro e poi entro al centro e dietro. E abbiamo chiuso, vedete, la lavorazione. Ovviamente andiamo sempre a nascondere il filo all'interno della lavorazione e poi saldiamo con l'accendino. Io ve l'ho fatto vedere spesso, però adesso ve lo faccio rivedere. Ed ecco qua. Quindi la nostra chiusura è pronta, la andiamo a posizionare alla borsa. Prima di passare alla cucitura, vedete, centriamo bene i 14 punti. Ho contato, vedete, in questa maniera qui, quindi quello laterale, da questo in poi, vedete. E conto e sono 14 maglie basse, quindi centro anche le mie 14 maglie basse prima di cucire. Ovviamente la cucitura andrà fatta così, perché poi questa parte andrà a chiudersi sul davanti, quindi decidiamo su quale delle due parti vogliamo andare a cucire e andiamo a cucire. Quindi ragazzi, io infilo così all'interno, vedete, per facilitarmi nella cucitura e inizio a cucire. Qui ho il marcapunti, entro con ago e filo in entrambi i lati, in questa maniera qui. Entro nel punto dopo, vedete, però entro prendendo solo l'asola centrale. Quindi io voglio praticamente andare a realizzare una cucitura non troppo spessa. Quindi guardate, qui sono entrata normalmente, entro adesso e prendo solo l'asolina, questa qua, vedete, interna. E faccio la stessa cosa di fronte. A questo punto tolgo i marcapunti perché non mi servono più. Torno indietro, vedete, entro di nuovo nella sollina in questa maniera qui. Di nuovo nel punto e nella sollina centrale. Questo per saldare bene la lavorazione. Adesso mi trovo qui, entro nel prossimo e di fronte, vedete, solo le asoline interne
Di nuovo entro qui e di fronte sulla soline interne. E faccio la stessa cosa per ogni punto. Vedete, in ogni punto entriamo e lavoriamo la solina interna così. Prendiamo solo quella là interna, vedete, e quella frontale. E andiamo a proseguire così per tutta la riga. Ovviamente io magari entro anche così e così, vedete? Quindi si forma questo piccolo cordoncino di cucitura che a me esteticamente piace. Ovviamente a chi non dovesse piacere può anche lavorare diversamente, ovviamente la sua cucitura. Non c'è una regola per le cuciture. Arriviamo, vedete, dove abbiamo i marcapunti, quindi togliamo questo marcapunti, entriamo e entriamo in quello di fronte, quindi togliamo anche questo. Adesso i marcapunti non ci servono più. Andiamo a cucire. Vedete, io come vi ho fatto vedere entro più volte negli ultimi punti. A volte entro anche, vedete, un po' nei lati, così, proprio perché devo fissare bene. È importante che noi fissiamo bene le nostre chiusure. Quindi vedete, è venuto così questo cordoncino che a me piace. Ovviamente è un gusto mio personale, se non vi dovesse piacere potete cucire nel modo che preferite. Quindi vado all'interno e nascondo, vedete anche qui il mio filo. Andiamo sempre a saldare bene i fili, altrimenti quando andiamo ad usare le nostre borse fuoriescono dalla lavorazione. Con il cordino nascondere i fili è veramente molto molto semplice. Quindi taglio. Vado a saldare ed ecco fatto che abbiamo uscito. Ovviamente andiamo a nascondere anche quest'altro filo. Quando giriamo, vedete, la nostra borsa, abbiamo la pattina di chiusura. Qui ovviamente io adesso vado a posizionare un bottone calamita che vi avrò fatto vedere sicuramente già nell'intro del tutorial. È stato un tutorial semplice da realizzare, il punto è un po' più particolare perché dà alla borsa un certo sostegno, quindi per chi non volesse foderare la borsa può anche non foderarla. Ovviamente io vado sempre a foderare le borse perché delle borse devono essere belle fuori, ma esteticamente belle anche dentro. Io spero che il tutorial vi è piaciuto. Se realizzate la borsa, mi fa piacere vedere le vostre realizzazioni. Vi potete iscrivere al gruppo Facebook Gli Amici di Rosa Parlato YouTube. Io vi saluto e vi rimando al prossimo tutorial.